Allora, io quando mi presento come Dino, perché Nicola è comunque una parte privata mia e non... Io mi sento molto più Dino che Nicola, cioè questo per dire anche quanto la figura pubblica, la mia reputazione rispetto all'hip hop, rispetto alla cultura di questa città e fuori, sia preponderante, cioè importante per me. E qua a Bologna trovo quella che è la scena, al momento la chiamavo solo scena punk, e la scena punk è la scena delle case occupate. E in questa scena, in questa attitudine, in quella musica, io ho iniziato a riconoscermi, a trovare una maniera di veicolare quello che sentivo in quel momento, questa rabbia verso il mondo, questo... mi ci identificavo e volevo partecipare direttamente. Parte della filosofia di quella scena era molto anche il do it yourself. Cioè la partecipazione attiva e non aspettare niente da nessuno. È più legato a un'idea di network di persone, di circuito di persone che condividevano queste passioni e questo sentire in giro per tutto il mondo. E questo mi portò a girare l'Europa con due gruppi di Torino, I Declino e Negazione. Portò a girare l'Europa con loro come parte della loro road crew e a visitare vari posti, a farmi a aprire parecchio il mio spettro visivo, la larghezza del mio conoscere il mondo, il mio interpretare il mondo. Poi, siccome non suonavo nessuno strumento, lì c'è stato un altro passaggio importante, ovvero il decidere che mi piaceva disegnare e che quello sarebbe stato una parte importante della mia vita, innanzitutto, e poi nello specifico la mia maniera di essere, di partecipare, di dare il mio contributo a quella scena. Io facendo questi giri per l'Europa, arrivando ad Amsterdam, avevo visto per la prima volta che cosa volesse, cioè avevo visto per la prima volta una città bombardata di tag, e mentre gli altri erano così nelle pause tra un concerto e l'altro, io andavo a Vondelpark ad Amsterdam e rimanevo ore incantato a vedere queste cose, questi pezzi, e parliamo neanche di pezzi qualsiasi, perché ho avuto modo di vedere un'età d'oro del writing in Europa e alcune delle firme più importanti, per cui tutto il giro dei Crime Time Kings e dei Chrome Angels e dei vari Shu, Delta, tutta questa gente qua. È importante espandere i propri orizzonti. Faccio una digressione, la vita del bar, la vita dello starsene in casa a fumarsi le canne, è un passaggio, sì, che ci può stare, sì, sono momenti, ci può stare, però voglio dire, non nasce granché da quello, secondo me. Cioè, ci si arricchisce nella lettura e nelle esperienze dirette, nell'andare a vedere che cosa c'è là fuori. E questo è sempre stato molto importante per me e per le persone di cui mi sono circondato. Mi sono sempre annoiato ad andare, tipo, a Torino lo chiamano in piola, qua in osteria, cioè a spendere le serate a bere birra. E quando bevo molta birra durante una serata è sintomo che la serata non è un granché,
perché sto cercando tipo di in qualche modo di supplire al fatto che il DJ passa musica che non mi interessa, l'MC è probabilmente scarso, l'energia che c'è attorno è fiacca.